quadri di esposizione. Abbiamo scelto quattro icone, il tema di quest'anno è icone, quattro icone della cultura mondiale, non solo musicale, perché come amiamo ricordare io e Carmine, quando parliamo di rock non parliamo solo di un linguaggio musicale, di una schitarrata, di una solo di batteria, ma parliamo di un'attitudine, di una rottura di linguaggi, di una rottura di codici. E le quattro icone che abbiamo scelto sono sicuramente innovative da questo punto di vista. Anche un nostro azzardo culturale. E anche un po' un azzardo culturale. Abbiamo quattro sessioni, anzi cinque, perché c'è una sessione qui alla mia destra che è Rock and Ballet da Laura Valente, su sei ballerine straordinarie che hanno davvero rotto gli argini dei codici della musica e della danza. Madonna, 330 milioni di copie vendute, è un'icona assoluta, anzi la mostra si chiama Iconic, quindi è iconica anche nel titolo. Poi George Martin, produttore dei Beatles, Shakespeare, autore letterario che è il più citato in assoluto nella storia delle canzoni del rock, ne abbiamo vinto 180 citazioni, 18 le abbiamo messe in esposizione, poi una settantina le ascoltate in una torre audio, e poi c'è un mio omonimo, Michelangelo da Caravaggio, quindi sono gioco in casa quasi. Però abbiamo voluto scegliere Michelangelo da Caravaggio per tanti motivi. Questo è un salto, questo è proprio un salto triplo. Prima di alzato culturale, perché c'è una mossa rock, perché quando noi proviamo a spiegare che rock è il mio linguaggio, non è per forza la chitarra o la batteria o il sincopato, però è stato un azzardo perché abbiamo identificato i 400 anni della notte di Shakespeare, volevamo omaggiare la nostra maniera con i grandi collegamenti tra le grandi canzoni d'Europa, da Svizzera, Lindo, Italia, Romania, che parlano di Shakespeare, e poi soprattutto Caravaggio. Caravaggio quindi dice a Michelangelo per tanti motivi, uno per il suo legame con Napoli, è stato due volte a Napoli, credo 1606-1609, ma davanti a questo da consiglio di sentimenti tutto. E soprattutto il poeta, diciamo, di tutto ciò che era vero, il poeta, il pittore di tutto ciò che era vero, e soprattutto il maestro delle ombre, dei chiaroscuri. E Napoli è una città dei chiaroscuri, è una città dove il sole delle piazze borboniche che fanno la contraltare al buio dei libri di quelli spagnoli. Quindi in questo Caravaggio è molto Napoli, e Caravaggio è molto rock, lo diciamo spesso, Caravaggio è un personaggio bugoschiano, un po' deleriano, un po' Jim Morrison antelittera, e soprattutto ci interessava puntare un po' i riflettori su una cosa, perché uno dei generi musicali napoletani, che Napoli ha ascoltato musica non solo nell'Ottocento, nel periodo della Golden Age e del Novecento, ma anche prima, perché le Milanelli come genere non solo non erano talmente famose che andarono in Europa, furono... Tutto bene? E quindi la Milanella come genere rock in qualche modo erano le rock song da loro, le popular song che si ascoltano da loro, come negli anni 70 si viveva in Serbia, no? Oggi qualcuno ascolta purtroppo per lui i Modà, quando si sentivano le Milanelle. Quindi in questo azzardo culturale ci abbiamo provato, abbiamo fatto un salto senza rete e poi soprattutto grazie al supporto di Roberta Cossino, che è il contesto. Possiamo fare una cosa? Questa folle operazione quando c'era l'allestimento, diciamo, una delle cose più belle della mostra rock, oltre a essere chiaramente i contenuti, perché spesso sono bellissimi, spesso ci affidiamo anche ad altri curatori, come nel caso di Iconic, siamo affidati a un palermitano, un milanese e un torinese, una barzelletta. Ma proprio così. Proprio così, ma una delle fasi più belle della mostra rock è l'allestimento, che è il momento in cui la mostra nasce. Quindi significa inchiodare, incollare, spostare, svenire, prendere acqua, Coca-Cola, il benzine di comfort. Ecco, Roberta in tutta questa fase c'è stata e dobbiamo fare un secondo applauso al gruppo di MyDreams.it, portale di musica. Insieme a quelli del Mezzogiorno, quelli della Sera, Opti Magazine e la Leontonoso, i media partner ufficiali, e anzi sono sicuramente più attivi sul fronte del web, quindi siamo molto felici di avere questo gemellaggio per un secondo anno consecutivo. Noi ci vediamo, ci godiamo una volta l'anno lo spettacolo che ci siamo spettatori, vi ringraziamo per essere così numerosi, non state in capo, anche se non si state, e accogliamo la nostra collega amica, la Svici Romo. Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Rosa di Girolamo, membro dell'Associazione al Centro delle Arti. Per noi è motivo di orgoglio essere appunto qui all'interno di una mostra che da sempre riscuote un enorme successo. E questa sera vogliamo presentare un format che vuole essere appunto una rivisitazione dell'epoca in cui Caravaggio visse a Napoli. Quindi andare un po' a cogliere il modo in cui i napoletani in quell'epoca vivevano, come mangiavano, quindi le usanze, le costumate.
Saranno dunque con noi il professore Guido D'Agostino, storico, insieme ad una performance dal vivo di Luca Riccardi, Aristarist, che ci delizierà appunto insomma con una conciatura del Seicento, e a finire il sommelier professionista Pasquale Poerio, delegato appunto della Scuola Europea Sommelier, che andrà proprio ad illustrarci insomma i vini che venivano, i vini di Caravaggio, insomma i vini all'epoca di Caravaggio. A seguire il momento spettacolare ideato e diretto da Roberta D'Agostino, Caravaggio, la vera arte viene da quello che si vede, uno spettacolo che avrà come protagonisti Ciro Pellegrino e la stessa Roberta D'Agostino. Ci tengo a sottolineare che l'evento è comunque patrocinato dall'assessorato alla cultura del Comune di Napoli, e ci tengo a ringraziare per la preziosa collaborazione dello spettacolo i partner la pasticceria Mennella, Marvin, Riccardi Beauty Salon, CNA, Panieri Atto Coffee, il gelatiere, è tutto insomma, quindi io vi auguro una buona continuazione, e intanto faccio accomodare il professore Guido D'Agostino. Mi risparmio la giacca perché insomma, e poi volevo subito avvertirvi che Roberta D'Agostino ha detto che non devo superare i 4 minuti, questa è una bellissima notizia per tutti quanti voi, chi mi conosce sa che di solito mangio sui 40 o 400 minuti, quindi questa cosa che ha detto Roberta cerchiamo di obbedire, ma magari sarà qualche minuto in più, se non so se ti confronto. Allora, è stata detta da chi mi ha preceduto una cosa che condivido e che vi segnalo, e cioè questa cosa è proprio nel rapporto tra Caravaggio e Napoli. Caravaggio, è stato ricordato, ci passa praticamente due volte nei primi anni del Seicento. Allora io dovrei essere un mago o dovrei essere il Caravaggio reincarnato per dirvi cosa ha fatto in quelle due volte, chi ha incontrato, come si è comportato. E io invece posso solo cercare di farvi immaginare che cosa doveva essere Napoli, perché è evidente che Caravaggio si è trovato di fronte ad una determinata realtà. Anche questa cosa di luci e ombre, questa cosa dei contrasti, le molte Napoli, insomma, stranamente per uno come Caravaggio, che faceva solo guai intendo dire, appiccicato, veniva da un'altra stanza, una vita davvero delitta, lì invece si dovette trovare abbastanza in un ambiente che gli somigliava. Ecco, da questo punto di vista, se Caravaggio pensò che Napoli era proprio un luogo come a lui poteva star bene, devo dire che per Napoli Caravaggio rappresenta l'artista che in qualche modo la impersona meglio, capito? La rappresenta ed impersona. Napoli è naturalmente spagnola, dicevo prima a Pasquale, che gli spagnoli di oggi, anche i miei colleghi dell'università, dicono che Napoli è la più grande e importante città spagnola fuori di Spagna. Lo dicono oggi, non è che si riferiscano solo a quel altro lunghissimo momento. Io poi faccio un professore di storia, quindi qualche cosettina dovete immaginare che due secoli e mezzo presenza spagnola, due secoli e mezzo, è tanto. Alla fine i napoletani sono tutti bilingui,
mangiano e si muovono e hanno predilezioni proprio che vengono tutte da lì. Mo se siete scaramantici, fatevi una risata, fatevi gli scongiuri, vi dico di una parola napoletana, o tavuto, quindi toccate ferro, fate le cose. Come i napoletani sentivano e lo ripetevano, diciamo, o napoletanizzavano, la parola atayut, che è attualmente ancora per gli spagnoli la parola con la quale si denota la bara, il tavolo. Ed è per gli spagnoli la trascrizione dell'esatta parola araba. Allora immaginate, no? Che i napoletani dicono tavolo. Perché hanno sentito quegli spagnoli che dicono atayud e gli spagnoli hanno trascritto in spagnolo quello che evidentemente gli arabi, lo sapete, c'erano quella forma articolo, trattino e poi il resto di una parola. Quasi sui 200.000 abitanti, Napoli è la più popolosa città d'Europa, arriverà ad essere seconda dietro Parigi alla metà del 600. Poi ci sarà una grande peste per far scendere il calo demografico, sarà notevolissimo. Una cosa che ancora, e poi cerco davvero di chiudere, è molto ricordandomi il titolo di un lavoro di Umberto Eco, Apocalittici Integrati, io ho detto Napoli a quel tempo lì era più apocalittica che integrata. Apocalittica, perché le sue effervescenze, alle volte le furie, sono molto tipiche, capito? È una città che aveva appena pochi anni fa, molto seri, molto gravi, contro un assessore, tanto per ricordare, il quale era assessore incaricato del rifornimento granario e che venne accusato di essersi arricchito e avere lasciato la città sguarnita. Guardate che il guaio più grosso per tre secoli, guai di ordine pubblico, sono legati quando manca il grano o aumenta di prezzo. Questo assessore cretino probabilmente non aveva fatto niente di macchinoso, di male, ma i napoletani si arrabbiano con lui e lo fanno letteralmente a pezzi con le mani. Io dico, è uno dei più tardi esempi di cannibalismo politico. Ma non andate a dire al sindaco, guardate là, non mi hanno mangiato, né io ho mangiato, per la verità. Quindi, ultimissima cosa, se me la ricordo, Giulio Cesare Capaccio, che scrive proprio negli anni in cui c'è Caravaggio, dice dei napoletani, sono belli di corpo, ma poiché abbondano, sono dediti alle tante delizie, hanno vita cortissima. A me mi ha molto colpito, prima di tutto perché i napoletani belli di corpo, non lo saranno diventati, ancora fino alla mia generazione erano brutti, me li immagino piuttosto corti, tendenza ad espandersi, invece erano belli di corpo, però dediti a ogni forma di piacere. Altra cosa che a Caravaggio non dovete dispiacere a proposito di piacere, magari Pasquale ce lo dirà, le delizie sono sul mangiare, sul bere, sulla presentazione dell'altro sesso, perché parlano dei maschi, più non dice che sono bello solo dei maschi, belli di corpo, forse, locale, luoghi di piacere, bordelli, cose di questo genere, e poi si gioca molto a ogni genere di cosa che potete immaginare, con le carte, ma anche qualcosa che somiglia al lotto, però sì, erano le riffe, una specie di lotteria popolare, e probabilmente questo li stremava a un punto tale da rendergli la vita bruttissima. Sono ancora mangiafoglie. Mangiafoglie è stato tipico dei napoletani consumatori di frutta e verdura fino al 600, quando invece per tutta una serie di ragioni che vengono spiegate dalla storiografia
diventano mangiamaccheroni, che poi sono esattamente i soprannomi, diciamo, con i quali ancora oggi e in molte lingue, in molti popoli, chiamano i napoletani mangiamaccheroni. Questo è avvenuto nel 600, la pasta si mangiava rigorosamente bianca, prima veniva utilizzata come una specie di dolce, prima di diventare l'elemento cardine della cucina napoletana. Lui ci dirà quando arriva il vino e che tipo di vino, ma pensate che prima di scoprire che mettendoci con l'olio si faceva pasta e salsa, ci vorranno ancora un secolo e mezzo. Questa è un'abitudine molto più tarda. La pasta si è mangiata bianca e prima del 600 eravamo mangiatori di frutta e di verdura. Cioè, ritornato, come abbiamo detto, e muore nel 1610, proprio a ridosso della seconda visita napoletana. Norbert Novart. Thank you.
ma non si può girare così vediamo quello che fai. Certo, come no, un attimo solo che la facciamo girare. Ma te tutti dietro. Ma anche se qualcuno per esempio vuole una visita in questo momento. Allora, se ci attimo, la facciamo girare così. Metto in diagonale perché purtroppo se la mettiamo in orizzontale non riuscite a vedere, quindi metto in diagonale in modo che voi possiate vedere e ammirare quello che riusciamo a fare. Allora, questi coni vengono aggiunti perché in pratica all'epoca venivano usati questi coni per dare del volume, e siccome c'erano delle cotonature però non erano così evolute come ai nostri giorni, quindi questi coni facevano in modo che si dava del volume e allo stesso tempo si riusciva a tenere questo volume per più tempo possibile. Le perline, volevi dirmi qualcosa? No, le perline invece erano una fase ornamentale della pettinatura e come sappiamo un po' tutti, in base al vestito viene fatta la pettinatura, quindi il richiamo del vestito è stato fondamentale e per questo prima ho citato il costumista, perché con queste perline che sono inserite ovviamente ha fatto in modo che il mio lavoro fosse leggermente più tra virgolette semplice. Prima ho già creato questo volume, stiamo dietro le quinte, per anticipare i tempi perché ho avuto poco tempo a disposizione, quindi me la sono giocata in questo senso, ho fatto questo volume, ho creato questo volume qui al centro della testa e adesso ho messo questo cono qui, sempre qui al centro della testa, una sorta di scignone che pure richiama un po' l'aspetto delle pettinature di un tempo, quindi abbiamo miscelato un po' le due cose, sia con il cono anteriore che il cono posteriore. Queste perline verranno intrecciate e quindi tra di loro daranno questa luminosità che rispecchia un po' le donne del tempo che erano già consapevoli della loro bellezza. Volevano permettersi di questo livello ed avevano anche dei capelli che erano meno curati, mentre invece c'erano quelli di un livello diciamo superiore in società, quindi i capelli erano più curati, si coloravano i capelli con le nere, tanto che non esistendo ossidazioni di colorazioni all'epoca veniva usato appunto queste neve e sulla modella che abbiamo qui ieri abbiamo fatto una colorazione vegetale di color rosso. Ma poi ti chiedo una cosa, perché solo chi ti faceva una volta a settimana? Questo? Diciamo che i capelli non si lavavano come oggi. Diciamo che oggi insomma ci sono. Addirittura c'erano persone che li lavavano una volta al mese. Sì, perché se mi fermo a spiegare farebbe tanto piacere spiegare tutte le cose. Intanto mentre lui prosegue possiamo far accomodare il nostro sommelier Pasquale Coelho. Il nostro bravo prete
bianco e rosso. E lo champagne no, no, sì, sia bianco che rosso, sì. Cioè era, infatti, il Chianti all'epoca era bianco, non era rosso. C'erano poi i vini fortificati, nascono i vini fortificati, il posto, il massaro, il cerchio. Quindi queste note acuti, i vini iniziano ad avere una loro importanza, qualitativamente. E poi nasce un altro quello del sommelier. Il sommelier già creava degli abbinamenti particolari, certo, erano tutti per i papi, grandi conoscitori, tutti fatti soprattutto da loro cocchieri e multifunzioni, e anche, anche degli assaggiatori. Sceglievano di persona praticamente le cartine dove vinificavano il vino. L'estestesse, che conosciamo di nuovo per tutti, è dovuto a Paolo III di Farnese, dove l'ha classificato uno dei migliori vini d'Italia per l'epoca. In Campania c'era il Greco Ischia, che era moltissimo, il nostro periodo di allora era classificato il Greco Ischia, anche perché di origine greca. Adesso ho detto Forastera e Biancoleda dello stesso regine, principesse, visconti dimezzati e nuovi.
La città antica sembra quasi che ogni piccola pietra sulla quale camminiamo racconti un pezzettino della storia della nostra città. Ma che dobbiamo fare con tutta questa storia? Questa erudizione, quest'arte? Passiamo invece a parlare del mio argomento preferito, nel quale sono un magister, un vero magister. Parliamo dell'ars culinaria. Raccontino spiega. Parliamo della pappatoria. In questo sono maestro, si vedo anche il fisico. Ecco sì, l'ars culinaria. Per fare questo bisogna di leggermi un piccolo pezzetto che scrisse un giovane nel 600, andando via da Napoli. Eccomi che ti lascio, bella Napoli mia. Chissà se mi sarà dato vedere di più mattoni di zucchero e mura di pasta reale, dove le pietre sono di manna, le travi di canna mele, le porte e le finestre di pasta sfogliata. Addio pastinache e foglio monza. Me ne parto e rimarrò vedovo delle tue pignatte maritate. Sfratto da questo mio bel casale, broccoli miei, addio, addio broccoli miei. Ma direte voi, un napoletano che non sente la nostalgia dei maccaroni, è impossibile, è una blasfemia, è una bestemmia, non è possibile. Ebbene il motivo c'è, raccontino. Dovete sapere che nel 600 i maccheroni non erano ancora il piatto principale della cucina così come oggi erano più avanti, erano solo appannaggio dei conventi fedeli. Infatti si racconta che Massimo Stanzione, il pittore scelto per affrescare la tribuna e la navata centrale della chiesa del Gesù Nuovo, non fosse tanto contento del vitto che gli veniva offerto e quindi minacciò di rallentare i lavori. E subito arrivarono maccheroni, bistecche di verdure, fegatini di pollo e subito ripresero i lavori. Ma questo però accadeva nel 600, come ho detto, e quindi solo i nobili se ne vedevano bene, mentre invece i napoletani meritavano il soprannome diffuso di che per la cronaca si chiamava Cenzo, sente la nostalgia delle pastinache, cioè delle carote, e delle foglie molli, cioè delle verdure a buon mercato, che erano molto diffuse a Napoli nel 600. Ora però vorrei la vostra massima attenzione, perché voglio presentarvi un personaggio di gran peso, nato a Milano nel 1571. Signori, Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Il primo, Mario, il mio compagno
e di mille avventure, e l'altro il cardinale del mondo. Ricordo bene quando l'ho visto per la prima volta. Io ero malato, disperato, apparve sulla storia del mio misero tribuio in cui abitavo. E io, quando lo vidi, presi il coltello e lo minacciai. Minacciai lui, uno dei pochi estimatori della mia arte, colui che mi aveva offerto a palazzo, mi aveva accolto a palazzo, colui che mi disse: Michele, devi esercitare al meglio il dono che Dio ti ha dato. Non pensare a niente, no. C'è qualcuno che ti protegge, qualcuno che ti stima. Quel qualcuno sono io. Io. Minacciare proprio lui. Che pazzo che sono stato. La pittura può catturare l'anima del volto umano. La pittura può catturare l'anima del volto umano. Sapevate voi, eh? E lei? Cosa? Nessuno sa niente. Nessuno ha mai capito niente. Nessuno ha mai capito nulla di me. Voi sapete che io riproduco solo scene reali. Non elaboro mai. Ma uso modelli. Modelli dal vivo. E lo sapete perché? Perché tutto diventa triviale se non nasce dal movimento. Sì, dalla natura. Nella mia vita io sono stato ossessionato dalla luce. La luce per me ha una funzione costruttiva, è una funzione simbolica. I miei bui sono caldi, ma non come quelle della luce solare all'aperto, non come quelle della luce vibrante del fuoco che si fa strada, ma la mia luce, i miei bui, si riflettono sui personaggi, rilevando della santità e donando loro la felicità, il vero, il realismo. È questa l'essenza della mia arte, per la quale io ho combattuto tutta la mia vita. Roma. Roma, città dei papi e delle puttane. Ho sfidato i nobili e la chiesa. Ho dato alle sante il volto delle meretrici. La mia Santa Caterina è una puttana. Una puttana, signore. Eccellenza del mondo. Sì. È una puttana. È di vostro gradimento? Guarda come sei diventato maestro. Lavori solo due volte a settimana, esci con falsi amici, cercando solo guai. Aveva ragione il cardinale del mondo. Chi era del mio primo incarico importante, la Cappella Contarelli a Roma, io ero diventato nulla. La Cappella Contarelli, la vocazione di San Matteo, il martirio di San Matteo. Ricordo tutto di quel giorno, tutto. Lo stupore della gente, le accuse dell'Accademia di San Luca e soprattutto quello dello Zoccari. Ancora una volta la mia opera disprezzata, non compresa. Già, ci vollero alcuni secoli perché la sua arte venisse compresa. La sua genialità faceva male. La sua vita così tormentata, Caravaggio invece tappa a Napoli due volte. E benché fosse inseguito da un uomo che doveva ucciderlo e ancora non avesse ottenuto il perdono papale per l'omicidio di Ranuccio Tommasoni, fu un periodo molto prolifico per la sua arte. Nel 1606, per fuggire dalla condanna per l'omicidio di Ranuccio Tommasoni, mi rifugiai a Napoli. Questa città mi sconvolse, veramente sconvolse un po' tutti. Una città inquietante, sproporzionata, dove l'ordine non mi regna mai, e di notte più abile, più forte, tentativo. Mi ricordo che in quel periodo a Napoli il vicere era Don Juan Alfonso Pimentel de Herrera, più brevemente detto Conde de Benavente. È stato uno dei governanti più inutili e arroganti che questa città abbia mai potuto avere. Quel periodo, tra l'altro, a Napoli era in preda di una grave carestia. Ma io
grazie alla conoscenza con la famiglia Bologna, riuscì ad avere un lavoro e fu commissionato una Madonna con bambino. Dipinsi quest'opera in modo molto veloce, non potevo permettermi di fare errore, no? Napoli mi accorse. Napoli accorse un uomo a cui davano la caccia per omicidio. Ma Napoli mi accorse. Del resto, nel 1601, sette giovani aristocratici trasformarono le parole del Vangelo di San Matteo nel testo programmatico della loro organizzazione. Il Pio Monte della Misericordia nasce proprio per dare conforto ai malati, ai bisognosi, ai poveri. Ricordate voi le parole del Vangelo di Matteo? Avevo fame e mi hanno dato a mangiare. Così mi hanno dato a bere. Ero nudo, mi hanno vestito. Ero malato, mi hanno usato. Ero carcerato e mi hanno visitato. Ero forestiero e mi hanno ospitato. Però hanno voluto una tela che raccogliesse le sette ore della misericordia, in più la sepoltura dei cadaveri, che in quel periodo era diventato davvero un problema. Dipinsi quest'opera tra il novembre del 1606 e il gennaio del 1607. Ho immaginato le sette opere della misericordia come una immagine di vita da strada, proprio come una scena teatrale. Tutto all'interno di questa tela era animato da un movimento irrefrenabile, questo grazie alla città d'arte, che era ed è una città che trasforma in sito teatrale qualsiasi occasione di incontro collettivo, dalle processioni ai funerali, dalle decapitazioni alla lista dei vicoletti. Rivoluzionarono la pittura a sud di Roma e spostarono a Napoli il centro di libertà della pittura in Italia. Era un quadro che si differenziava totalmente da tutte le altre del maestro. Unica era la sua animazione, uniche le attenzioni per le condizioni di vita così appassionatamente gestionate. Unico il modo, tanto che solenne, talvolta persino sovversivo, con cui il dipinto partecipava alla generosità che stava celebrando il più importante dipinto religioso del Seicento. Fu dipinto da un uomo rinato, tornando a nuova vita, sebbene Caravaggio non avrebbe mai più dipinto nulla di simile. È a Napoli che scopro il migliore fisico per la mia arte. Nel 1607 mi fu commissionata una flagellazione per la chiesa di San Domenico da parte della famiglia De Franchis. Questo fa parte di una serie di opere tutte simili tra di loro e tutte realizzate nello stesso periodo. E proprio lì, sì, è lì che esploro il tema del piacere attraverso una sofferenza. E infatti nella flagellazione, nel Cristo coronato di spine, nella cattura di Cristo, io mi immergo appieno nella sofferenza umana. Il Cristo che Caravaggio dipinse in quest'opera differiva totalmente dalle esili e vulnerabili figure in cui in precedenza l'artista aveva incarnato la maggior parte dei suoi lavori. Questo Cristo aveva una corporatura robusta, i limiti del suo peso rappresentava la parte più imponente di tutta l'immagine, era più grande anche dei suoi avanzini. E poi il torso, intensamente illuminato, sembrava fluttuare come in un movimento di danza sul piano dell'immagine, anche se in realtà erano i due avanzini a muovere il corpo di Cristo. Le gambe stanno per cedere, ma è uno dei due avanzini con il proprio piede spinge il ginocchio. La testa non c'è un ruolo così spontaneo, è un altro avanzino che prende una ciocca di capelli e violentemente la tira in giù. Questa non è la mia opera originale, no? Mille pensamenti, mille notti in bianco. La scena si è trasformata man mano che io l'ho creato. All'inizio avevo immaginato il ritratto di Franchis,
ne parlo di uno di due a Mussini e guardava Cristo, poi successivamente sono solo concentrato su Cristo e poi su Mussini e da quel momento è andato avanti sempre così. La mia permanenza a Napoli è durata solo qualche anno, nel 1608 mi trasferisco a Malta e con la speranza che il Papa potesse concedermi il perdono, grazie all'aiuto di Fabrizio Colonna e del grande maestro di Niagara. A Malta sono stato ospitato dai cavalieri dell'Ordine di Malta e proprio in quel periodo, nonostante il mio corpo venisse consumato dalla malaria, io e la madre Martino di San Giovanni, un'opera forte, crudele. E grazie a quest'opera che io riesco a essere consacrato cavaliere dell'Ordine di Malta. E qui con l'assenso del Papa. Ma in questo periodo ci fu un evento che ancora una volta trasformò la mia vita. Provocando un duello, io ferì un mio superiore ed è per questo che fui imprigionato. Grazie al mio amico Fabrizio Colonna, io riuscii a levare, mi rifugiai in Sicilia e più precisamente a Siracusa, dove lì incontrai il mio e insieme decidevo di ritornare a Napoli. Napoli lo accorse, è vero, ma è anche la città dove ha rischiato di morire. Un giorno Caravaggio era seduto in taverna, la taverna del Cerviglio, vicino alla chiesa di Santa Maria la Nova. Era affamato e discuteva se acquistare uno studio più grande. All'improvviso si accorsero che l'oste era molto agitato. Teneva d'occhio un tavolo occupato da certi individui dall'aria per nulla rassicurante. Era chiaro che l'oste non si fidasse di loro, perché si faceva pagare tutte le volte che gli portava da bere e mordeva le monete per verificare se erano buone. Benché ci fosse un'ordinanza papale che vietava di girare armati, quegli uomini erano armati fino ai denti. All'improvviso sembrò scoppiare una rissa tra di loro. I tre della fricca si spostarono a un tavolo vicino alla porta della cucina. Tutto accade di modo molto veloce. Tre uomini si gettarono sul mare, i quali capendo le loro intenzioni, mi urlava: scappa, 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 scappa! Troppo tardi. Era della Torre, l'uomo che io avevo preso a Malta e che aveva pagato delle persone per vendicarsi. Allora io corsi verso Mario per difenderlo, ma due uomini mi toccarono il braccio facendo salire la spada, poi un colpo sulla testa. Io persi i sensi. Sono ferito. Sono solo. Un respiro. Un movimento impercettibile, un vibrante muscolo, è questo il mio corpo. Silenzio totale, obbligo. Pensavo, sarò per sempre finito. Corrivo corre sulla mia guancia fino ad arrivare al torace, le braccia, il sangue infido, appiccicoso, scorre fino al polso, fino ad arrivare sulle punte delle dita e che per un attimo si ferma e mi sembra un'eternità, ma poi segue il suo percorso. Il sangue gola, gola. Ora come uno sparo, arriva fino al piede e termina la sua corsa, lì, sul pavimento. Della Torre aveva consumato la sua vendetta ed io rimasi lì, tra la vita e la morte, sospeso. Poi ritorna a Napoli e comincia l'ultimo periodo della vita di Caravaggio. Un artista odiato, perché possiede un'arte.
fare ciò che vedeva, perché, come amava dire il medico, qual era arte, viene da quello che c'è, da quello che si vede. Nel 1609, da uomo braccato che ero, mi rifugiai di nuovo a Napoli. Qua dipensi Salome, la negazione di San Pietro, di San Giovanni Battista e il martirio di Sant'Orsola. In queste opere si legge un nuovo uomo, un nuovo stile, un nuovo genere di pittura, più rapido, veloce, fluida, onirica, essenziale. Ma forse il formato ridotto di queste opere, il carattere intimo, la rapidità delle pennellate, non ha permesso di leggere il muro dello stato d'animo. Avevo dipinto queste opere con un solo desiderio nel mio cuore, quello di ritornare a Roma. Non furono viste così, ma come preannunci della morte dell'artista, colui che rivoluzionò l'arte. Poi nel 1610 a Porto, e fu seppellito.